Bisogna continuare sull'atteggiamento avuto sabato, e quindi questa è la strada giusta. È una squadra che può fare ancora tantissimo. Abbiamo fatto una partita sul piano dell'intensità e della cattiveria, partita giusta, e quindi andare avanti su questa strada. Ma è la dimostrazione che pur non facendo una partita meravigliosa, abbiamo fatto partite migliori in quest'ultimo periodo. Abbiamo portato a casa comunque un pareggio, però è un punto di partenza, cioè da qui dobbiamo fare molto di più. Può essere che nella squadra sia scattato qualcosa, perché abbiamo avuto anche quel pizzico di fortuna che probabilmente ci può dare un segnale dopo tanti episodi negativi, e quindi mi aspetto una grande prestazione sabato. Perché probabilmente anche questo pareggio può portare ad offrire nella testa dei ragazzi qualcosa di diverso. Ma il presidente è sempre stato vicino, al di là delle sue dichiarazioni, che sono probabilmente anche dovute a momenti, no? Di difficili, dove inevitabilmente un imprenditore che tira fuori i soldi e che comunque fa tanti sacrifici, vorrebbe avere sempre il pubblico e i tifosi dalla sua parte, anche nei momenti difficili. Non possiamo star lì a pensare all'avversario. Questo è un campionato che dalla Feralpi in giù, probabilmente tutti gli avversari sono alla portata. La portata vuol dire che se affrontati con l'atteggiamento giusto, noi possiamo mettere in difficoltà, ma noi, come Fano, come altre squadre che sono lì giù in classifica, possono dirla loro. Quindi, al di là del momento positivo o negativo dell'avversario, credo che sia fondamentale affrontare le partite al massimo e con grande fiducia.